Con la pasta avanzata dalla creazione delle scarpine, questa qua, e praticamente gli stessi strumenti, in più utilizzeremo due stampini per facilitarci, però poteva essere sufficiente già il bisturi, andiamo a realizzare la locomotiva del nostro trenino. Per prima cosa lavoriamo la pasta di zucchero blu per ottenere i pezzi principali della locomotiva. La schiacciamo ottenendo un rettangolo molto alto e ne ricaviamo una prima forma. Questo sarà il corpo principale della locomotiva. Ristendiamo la pasta, sempre alta, okay, e ricaviamo un altro rettangolo che sarà la cabina della locomotiva. A questo punto continuiamo ad impastare la pasta e ricaviamone un cilindro che avrà lo spessore della base e l'altezza massimo della cabina. Decisamente è troppo l'impasto, tiriamone via un po'. Ecco qua, adesso è perfetto. La schiacciamo un po'. Benissimo. Dall'impasto chiaro andiamo a ricavare un altro rettangolo. Questa volta stendiamo l'impasto a non più di 3 mm. Dicevo, ne ricaviamo un rettangolo questo rettangolo lo decoriamo subito facendo delle righe andiamo a posizionarlo sopra alla cabina del treno della locomotiva. Ecco qua. Dallo stesso impasto, stendendolo il più sottile possibile, dallo stesso impasto, dicevo, andiamo a ritagliarci un altro rettangolino piccolo che servirà per le finestrelle del treno. Ecco qua. Quindi qua ne applichiamo una. E ne applichiamo la seconda. Riposizioniamo il tettuccio. Sempre qua prendiamo una pallina piccola di impasto e un'altra appena un po' più grande che modelleremo a goccia. Sulla cima della locomotiva andiamo a praticare due forellini e in uno posizioniamo una pallina e nell'altro posizioniamo la seconda. Sulla seconda, che è più grande, andremo a praticare una sorta di camino. Non ci resta che fare le ruote. Le ruote le faremo sempre con lo stesso impasto, andando a tendere sempre l'impasto un po' altino. Creare 4-6 ruote. Su ogni ruota pratichiamo il centro, evidenziamo il centro. Con un pezzettino di pasta color gialla, in questo caso, andiamo a realizzare i 6 centri delle ruote, piccole palline piccolissime. Bagniamo con un goccino d'acqua, bagniamo il centro delle ruote e posizioniamo il decoro. Benissimo, a questo punto possiamo assemblare le ruote, quindi
prendiamo una. Avevo dimenticato la parte davanti della locomotiva. La facciamo un piccolo trapezio. Anche questo decorato con un po' di righe. Un goccino d'acqua. Mettiamo davanti. Infine e completiamo con uno sbuffo di vapore. Facciamo 4-5 palline, da più grandi, più piccole, dalla più grande alla più piccola. Una piccola, piccola, piccolissima. Prendiamo un pezzettino di fil di ferro da fiori, non so se si vede. Ok. E infiliamo le palline, anzi prima lo bagniamo un po'. Ecco qua, il nostro trenino è pronto. Il nostro trenino è pronto.